Amici TV Mondo, siamo qui a Milanello a vedere la conferenza stampa di Milan Fiorentina. Per voi. Quanti di voi quando sono mancata? No. Che cosa avete fatto? No. Mister, le volevo fare due domande. La prima, quella di domani è la prima delle ultime 8 giornate di campionato. Queste 8 giornate sono tutte importanti e decisive uguali o è importante e decisiva solo la penultima? Importante quella di domani, perché dobbiamo innanzitutto dimenticare velocemente l'eliminazione dalla Champions, e perché si stanno facendo un po' troppe chiacchiere e quindi noi bisogna pensare solamente a giocare le partite, a fare dei punti, pensare partita dopo partita, e quella che viene domani è la prima che andiamo a giocare contro una squadra che, anche se in difficoltà, ha dei buoni giocatori, è una squadra organizzata e sicuramente per noi sarà molto difficile. Le ultime 3 partite di campionato contro Parma, Roma e Catania il Milan le ha giocate prima della Juventus, e le prossime 4 partite di campionato contro la Fiorentina, il Chievo, il Genoa e Bologna il Milan le giocherà prima della Juventus. Da un punto di vista prettamente tecnico, per un allenatore, queste 7 partite giocate prima dell'avversario sono 7 situazioni normali o 7 svantaggi? Ma non so se sono 7 svantaggi o situazioni normali, posso solamente dire che credo che la Lega sia l'organo competente per quanto riguarda il calendario delle partite. Credo che per le ultime partite faccia la scelta giusta per garantire, se vogliamo mettere, un'equità al campionato. Quindi anche un po' cosa anomala la penultima, il Milan questa volta dopo con l'Inter e la Juventus gioca nel pomeriggio. Sarebbe bello arrivare alla penultima che non contasse, quindi volevo anche di notte. Però sapremo che fino alla fine il campionato sarà molto aperto e quindi credo che la Lega stia valutando questo, quindi per garantire che non ci siano discussioni ulteriori a quelle che fino ad ora ci sono state, polemiche ulteriori a quelle che ci sono state fino ad ora, così pensiamo solamente a giocare, che è la cosa migliore. Scelga la soluzione migliore per entrambe le società. Come ti trovi adesso ad avere solo un obiettivo, il vero primo obiettivo indicato dalla società? Perché la gente si dimentica che la società ha detto: il nostro primo obiettivo è vincere il campionato, secondo obiettivo almeno passare agli ottavi di finale di Champions. Ci sentiamo come l'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo l'Inter 2 punti e il Napoli 3 punti. E quindi bisogna rimanere sereni, perché le qualità della squadra non è che cambiano perché la Juventus sta facendo grandissime cose. Se abbiamo fatto 64 punti, credo che nessuno ce l'abbia regalati, come non ne hanno regalati 62 alla Juventus. Sarà una sfida affascinante e avvincente fino alla fine, e dove noi in questo momento abbiamo ancora 2 punti di vantaggio, però siamo in svantaggio nello scontro diretto, quindi abbiamo l'obbligo di arrivare un punto avanti alla Juventus. Ancora 2 o 3 cose. La prima, Arrigo Sacchi ha detto dopo la sconfitta, cioè dopo le sconfitte contro il Barcellona e la conseguente eliminazione, può capitare che una squadra ne risenta. In questo senso, avendo guardato gli allenamenti, avendo guardato i tuoi giocatori, temi, indipendentemente dal valore della Fiorentina, una ripercussione dopo l'eliminazione? No, assolutamente no, perché la squadra ha fatto un buon allenamento anche ieri, e anzi siamo dispiaciuti e arrabbiati soprattutto per l'eliminazione dalla Champions, perché credevamo di poter passare il turno contro una grandissima squadra, la più forte in questo momento, e quindi ora ci dobbiamo buttare sul campionato. Cosa hai intenzione di dire ai tuoi ragazzi per preparare questa partita con la Fiorentina? Sembra una squadra di messa, dicevi invece ha dei buoni giocatori, quali saranno i pericoli anche sul piano tecnico e sul piano tattico contro la Fiorentina? Sul piano tecnico, che loro hanno in Jovic, in Amauri, in Lajcic, Marchionni, Lazzari, giocatori che possono risolvere la partita e crearti i problemi. Le partite vanno vinte, e domani quando iniziamo saremo 0-0, quindi alla fine dovremmo essere stati bravi a vincere questa partita, e vincere partite non è mai facile, soprattutto in questo momento della stagione. Non posso non farti questa domanda. La domanda: perché Allegri ha messo Pato contro il Barcellona? Perché l'ha convocato, perché l'ha messo in panchina e poi perché l'ha convocato? Perché tutti i giocatori che vengono in panchina
Vuol dire che sono a disposizione fisicamente e tecnicamente per poter giocare 1, 2 o 90 minuti. Adesso Pato come sta? Cosa sarà di lui? Cosa succederà? Cosa state facendo? Niente, ora è passato in mano, a come di solito si fa quando c'è un infortunio, ai medici. I medici valuteranno. Io credo che Pato abbia bisogno di recuperare in totale serenità, perché un ragazzo di 22 anni che subisce tutti questi infortuni in 2 anni, non, a livello psicologico sicuramente non è facile, e quindi ha questo tempo lungo per potersi rimettere in condizione ottimale e per essere pronto per la prossima stagione. Da un momento, diciamo, triste, un momento che c'è bello, cioè Cassano, che ho visto, vediamo dalla collina, no? che si dà da fare, non muovere molto anche con la primavera. Che succede? Da tutte le parti ci chiedono che bello sarebbe rivederlo a Pasqua, lo fa uscire dall'uovo, così come una sorpresa. Ci vuole un uovo grosso, però. Che dici? No, Cassano sta fisicamente bene. Per quello che possono essere le sue condizioni dopo 5 mesi che non gioca, ha lavorato molto. Poi il vantaggio dalla sua è che è un giocatore che ha tantissima classe e quindi magari può sopperire a una condizione non ottimale, come è normale che sia in questo momento. E lì puoi portarlo in panchina, a disposizione? Deciderò, però ci sono buone possibilità che venga convocato e portato in panchina. Un'ultima cosa che riguarda sempre le motivazioni da dare, che cosa si allena dopo una situazione come quella di Barcellona? Se dall'altra parte la squadra antagonista del campionato dicono "vi faremo sputare sangue", qual è la frase, hai in mente una frase effetto? Voglio dire, c'è un punto al di là dei più due che hai sulla Juventus che puoi buttare sul tavolo delle motivazioni di un discorso memorabile? Per farci sputare sangue bisogna che ci picchino. È sempre una parte di calcio, noi cercheremo di vincere le partite che dovremo giocare con la tecnica, con una cattiveria agonistica importante per poter portare in fondo questo campionato, visto che abbiamo fatto una rincorsa importante, visto che nelle prime 5 partite eravamo 6 punti dietro alla Juventus, al momento ne abbiamo recuperati 8 dopo la quinta giornata. Quindi abbiamo la possibilità di poter portare il campionato in fondo, sapendo che non è facile, perché la Juventus sta facendo grandissime cose, dimostra il fatto che ha fatto 62 punti, ha fatto gli stessi punti che aveva fatto l'anno scorso. Fortunatamente non abbiamo fatto 2 più. Ultimissima cosa, hai dei dubbi sugli uomini da schierare, sui protagonisti, perché Fabomba resta fuori, mi sembra di capire. Ha dubbi, vedrò oggi nell'ultimo allenamento. Però siamo anche in una buona condizione fisica, l'ha dimostrato anche la partita dell'altro giorno a Barcellona, e quindi domani saremo pronti per fare una grande partita. Allora, se andiamo qui da Bonfa, avanti, prima fila. Grazie. Ciao, due cose. Una riguarda sul discorso di delle troppe chiacchiere a cui hai fatto riferimento. Ce n'è stata qualcuno che ti ha dato particolarmente fastidio dopo Barcellona? No, perché il calcio è opinabile e come giusto che sia, come dico sempre, il risultato condiziona il giudizio sulla partita. Io sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Si poteva fare in alcune situazioni molto meglio, ma questo non vuol dire che la squadra abbia fatto una cattiva partita, anzi. Credo che il primo tempo sia stato molto equilibrato e dopo il gol del pareggio la squadra stava giocando discretamente bene e purtroppo c'è stato questo episodio che ha rotto l'equilibrio. Altra cosa riguarda Pato, al di là del fatto che evidentemente ti ha dato garanzie sul fatto che lui stesse bene, più che altro come mai hai scelto di mandare in tribuna il Sharawi per privilegiare Pato, che comunque era un mese che non giocava e aveva fatto, credo, un allenamento in mezzo con i compagni una volta tornato dall'America? Perché credevo che Pato,
nonostante mi sia fatto due allenamenti solamente con i compagni, avesse le qualità per poter giocare un quarto d'ora nel caso in cui la squadra avesse bisogno, avesse avuto bisogno di palla. Mister, tornando su Barcellona, l'episodio del rigore è stato importante nell'economia della partita o è stato decisivo? Perché c'è qualcuno che parla di alibi arbitrale e non di sconfitta magari giusta da parte di... A qualcuno fa comodo dire che la sconfitta è giusta, a qualcuno fa comodo dire che l'episodio è stato decisivo. Io credo che col segno di cuore non si va da nessuna parte. La valutazione è che fino a quel momento la squadra aveva fatto una buona partita e fino a quel momento eravamo qualificati. Sicuramente avrei preferito prendere il 2-1 nel secondo tempo che prendere a 2 minuti alla fine del primo tempo. Poi volevo chiedere se ha mai considerato l'eventualità di un Milan a fine stagione senza trofei. Perché può anche vinto la Supercoppa Italiana. Nella vita può succedere di tutto. No, Milan ha vinto la Supercoppa Italiana. Sì, al momento abbiamo vinto la Supercoppa Italiana. Al momento siamo in testa del campionato, abbiamo perso la finale di Coppa Italia per un soffio. Siamo andati vicini, perlomeno quasi vicini, a un passaggio, a una conquista di una semifinale di Champions. Però abbiamo l'obiettivo del campionato, che è l'ultimo che ci rimane, e dobbiamo fare di tutto per non farcelo sfuggire. Mister, invece io chiedo se senza infortuni secondo lei il Milan avrebbe già vinto lo scudetto. Ma senza infortuni abbiamo fatto 64 punti più dello scorso anno. È difficile fare di più, forse l'avevamo fatti, però l'abbiamo 64 e quindi dovremmo essere contenti. Proprio bisognerà essere più contenti il 13 maggio. E poi si è sentito Berlusconi dopo Barcellona? Dopo Barcellona no, non l'ho sentito il presidente del Barcellona. Ultimissima cosa, secondo lei sono anche chiacchiere quelle voci secondo cui, insomma, hanno letto sui giornali, se non vince lo scudetto Allegri potrebbe rischiare? Sono chiacchiere? Io sono un dipendente della società e la società alla fine dell'anno valuterà il mio lavoro, come ha fatto l'anno scorso, come farà sicuramente quest'anno. In questo momento siamo tutti concentrati su quello che è l'obiettivo finale dello scudetto e dobbiamo cercare di vincere. Grazie, arriva Luca. Grazie Luca. Domanda velocissima. Tornando sul discorso del calendario, non ho ben capito io, ma lei si auspica sostanzialmente che il derby di Milano venga giocato nell'orario che la Lega ha indicato adesso o in contemporanea con una partita della Juventus? Non ho ben capito. Io credo che la Lega faccia la scelta migliore per garantire equilibrio e smorzare e evitare che ci siano ulteriori polemiche a quello che può essere un calendario dove le due squadre giocano in orari diversi. Ma questo deve valutare la Lega, perché la Lega che fa i calendari e lo farà nel migliore dei modi. Ecco perché sono molto sereno. Allora, grazie Luca. Andiamo avanti a Carlo, così chiudiamo la prima parte. Grazie. Domanda un po' dolorosa, magari da volpe uva, ma senza la Champions League il Milan è un po' più vicino allo scudetto? Siamo vicini allo stesso modo. Siamo vicini allo stesso modo perché stiamo bene fisicamente, perché non sono le due partite in più che condizionano lo scudetto. L'hanno dimostrato le due partite che abbiamo fatto con Barcellona. E quindi io avrei preferito andare avanti e giocare altre due partite di Champions, che voleva dire la possibilità di andare in finale. Ecco, adesso ti strappo qualcosa da quello che riesco per quello che riguarda la formazione. A livello di ti faccio delle domande, poi alcune lo vedrai oggi, magari alcune le sai già. Muntari o Ambrosini o tutte e due? Oppure devi valutare quale Muntari davanti alla difesa? Ambrosini si sta bene a giocare davanti alla difesa. Perfetto. Ieri si è allenato un po' a parte Antonini, speri di recuperarlo? Dovrebbe essere recuperato, ma valuteremo oggi. Per il resto, un altro dubbio che ho è Boateng e Manuelson, e devi decidere oppure c'è già uno favorito? Devo decidere, anche perché Boateng ha un risentimento, una piccola infiammazione, quindi oggi dovremo valutare
se rischiarlo o meno. Sei tentato di mettere, dopo le piccole apparizioni ma sempre qualitative, di affiancare, anche se sono due giocatori che tu consideri con le stesse caratteristiche, Ibrahimovic in fianco a Maxi Lopez? Ai tifosi è piaciuto molto, piacerebbe vedere Maxi Lopez dall'inizio, oppure stiamo sempre con Emanuele? No, è una possibilità che ci può essere, che ci può stare, e questa la valuterò anche oggi. Però in questo momento ho 5 giocatori nel reparto d'attacco che stanno tutti bene, compreso Cassano, che si rientra da 5 mesi. Molto gentile, grazie. Grazie a voi.